A 4 settimane da quando era iniziata, l'eruzione del Cumbre Vieja nelle Canarie non accenna a placarsi. Il vulcano ha finora distrutto più di 1.800 edifici, soprattutto case, anche se le evacuazioni tempestive hanno contribuito ad evitare vittime. Gli scienziati che monitorano l'eruzione non vedono alcun segno di arresto, mentre i fiumi di lava continuano a scorrere lentamente verso il mare. Siamo in balia del vulcano, è l'unico che può decidere quando tutto questo finirà, dicono gli scienziati. Da quando è iniziata l'attività parossistica, il vulcano ha prodotto un rombo costante, con decine di terremoti, e ha coperto una vasta area con la sua cenere vulcanica. Il pennacchio di cenere, alto diversi chilometri, ha causato domenica la cancellazione di circa la metà dei voli previsti. Le ultime immagini satellitari hanno mostrato che il magma ha coperto 754 ettari di territorio, la maggior parte della campagna e dei terreni agricoli. Quasi 60 km di strade sono state distrutte. Il governo ha promesso milioni di euro per aiutare a ricostruire le infrastrutture danneggiate. L'eruzione contribuisce al peggioramento della qualità dell'aria. Le autorità locali raccomandano che le persone sull'isola indossino mascherine FFP2, specialmente chi ha disturbi respiratori. Accennare. Dare indizio, accenna a piovere. Placarsi. Perdere forza, il vento si è placato, tranquillizzarsi, placati, non è successo nulla. Tempestivo. Che è fatto al momento opportuno o utile, il tuo aiuto è stato davvero tempestivo. Scorrere. Colare, fluire, sgorgare, le lacrime scorrevano sul viso della bambina. Essere in balia di qualcuno o qualcosa. Essere in potere, alla mercé di qualcuno o qualcosa. La piccola barca era in balia delle Il rombo. onde. Rumore forte e profondo, di breve durata. Il rombo del tuono ha spaventato i bambini. Cenere. Polvere grigia che si forma quando qualcosa brucia. È rimasta della cenere nel camino. Pennacchio. Ciuffo di penne usato per ornare cappelli, soprattutto militari o femminili. Oggetto o figura a forma di pennacchio, un pennacchio di fumo.